che quasi dovam la sua estrema. Dopo circa 1000 repliche in 11 anni dal debutto nell'ormai lontano 16 settembre 1998 al Palais des Congrès di Parigi e dopo 4 anni di assenza dal palcoscenico torna nella capitale il musical più famoso al mondo, Notre-Dame de Paris. Lo spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo scritto da Luc Plamondon, con le musiche di Riccardo Cocciante da anni anche responsabile nella scelta del cast, sarà ospitato nella cornice del Pala Lottomatica fino al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio. Non solo, in scena il cast dei sogni, sono infatti gli interpreti originari a calcare i palchi italiani. Di fronte al pubblico trepidante nell'attesa dunque gli indimenticabili Lola Pons e Gio Di Tonno, nei panni degli eterni protagonisti Esmeralda e Quasimodo. Notre-Dame è senza dubbio uno dei capolavori dell'ambiente teatrale che, con oltre 4.000 rappresentazioni e 2 milioni di spettatori in tutto il pianeta, continua inarrestabile la sua corsa. Un fenomeno mondiale contagioso, un'opera rock che tra suoni e movimenti avrebbe fatto letteralmente innamorare gli spettatori.